Il giorno dopo l'occupazione dell'ex scuola professionale St. Joseph di Via Castel Flavon a Bolzano, siamo tornati sul luogo, ma questa volta per sentire quello che è il pensiero dei residenti della zona e quella che è la loro opinione circa il gesto messo in atto dai militanti di Casa Pound. Qualcosa di buono sicuramente per il cittadino e per noi residenti qua, sicuramente, perché era un degrado effettivamente. Che uscendo la sera vedevi gente strana, insomma anche mia ragazza col cane aveva anche paura ogni tanto, quindi è solo una cosa buona che è stata fatta questa per noi residenti. Sì, sì, sarebbe anche necessario, è chiusa la casa da 10 anni, no? Mi domando per quale motivo, ci sarà, non so io, capisco un anno o due, ma 10 anni come è successo lì? Mo. Buona, hanno fatto bene a chiamare aiuto. Secondo me sì, è molto positiva, come ho detto, e sì, perché vogliono, come ho letto, far finire questo degrado e comunque sì, è una buona cosa se la riaprono di nuovo per darla a persone che ne hanno bisogno e niente, credo sia stanno facendo un buon lavoro. Le motivazioni sono giustificate. Secondo lei è una cosa positiva quella che stanno facendo? Sì, sì, indipendentemente dal punto di vista umanitario sarebbero giustificate adesso Casa Pound, non so, i veri obiettivi eccetera, però dal punto di vista umanitario per me giustissimo, giustissimo, perché è una struttura veramente che sarebbe adatta a un scopo di questo genere. Una cosa buona allora, secondo me. Doveva essere fatto prima? Sì, penso di sì, no? Secondo me sì. È giusto che facciano qualcosa perché è un grande spreco. E la provincia ha tantissime case che non sono lì, come c'è scritto, 10 anni, che non è giusto che facciano qualcosa per gente che ha bisogno di queste case, no? Qui la vede positivamente questa cosa? Io penso di sì. La provincia, quando fanno questi lavori qua, subito l'escavatore giù, non entra nessuno.